Radio Radicale, siamo in collegamento con Enrico, giornalista, saggista, storico, comunque conosce molto bene i problemi legati alle minoranze linguistiche e soprattutto ai rapporti bilaterali tra l'Italia e la Francia, che ha seguito anche l'evoluzione europea dei rapporti istituzionali delle regioni italiane a statuto speciale, per parlare del Minority Safety Pack, che è un'iniziativa che è stata presa in tutta Europa dalle varie minoranze linguistiche, che è stata, credo, bocciata una volta nel 2013, ma che poi ha avuto una sua vita propria e che ha presentato delle proposte per le istituzioni europee affinché la tutela delle minoranze diventi anche una competenza precisa delle istituzioni europee. Si tratta di un passo molto importante perché noi sappiamo quanto è delicato il rapporto tra le minoranze e le istituzioni nazionali, che le tengono gelosamente, e proprio i più grandi conflitti europei sono nati soprattutto perché è mancata un'adeguata tutela delle minoranze linguistiche, e quindi con una copertura europea il tema può essere affrontato molto bene. In Italia c'è stata una raccolta di firme molto significativa, penso che l'Italia sia stata o il terzo o il quarto paese dove sono state raccolte delle firme. Il Parlamento europeo ha sostenuto questa iniziativa e si aspettava la risposta della Commissione europea. Allora ci spiega Enrico Marcial com'è andata e qual è stata soprattutto, o qual è in divenire la risposta della Commissione europea. Dunque, il riassunto è molto, molto buono, nel senso che questo procedimento che si è svolto all'interno dell'iniziativa dei cittadini europei, che è un procedimento partecipativo dell'Unione Europea che viene dal Trattato di Lisbona, ha portato, diciamo, il tema a livello europeo con una dimensione inedita. Nel senso che ha consentito, visto che il procedimento stesso europeo lo prevedeva, ha consentito di raccogliere 1 milione di firme intorno appunto al Minority Safe Pack, che prevedeva 9 misure a favore delle minoranze linguistiche europee. Il tema è giustamente, è stato ricordato, è un tema sensibile, sensibile per gli stati, ma il fatto che sia stato, Peccato che diciamo, non si valorizzato in capisce questo niente, modo, capito? ne dà una dimensione politica speciale. Vorrei richiamare solo 2 casi in cui il fatto che sia stata portata a livello europeo con 1 milione di firme, in un procedimento che, citato giustamente, è iniziato nel 2013, ma in cui le firme sono state raccolte tra l'aprile del 2017 e l'aprile del 2018. Il primo caso è il fatto che il Consiglio d'Europa, che a sua volta nel 92 aveva una carta, un documento, una carta delle minoranze linguistiche, che era stata approvata nel 1992, appunto, ha visto ratificare questa carta finora soltanto da 25 Stati membri su 47. E proprio mentre si raccoglievano le firme, un po' sentendo che questo evento li stava un po' sorpassando, ha fatto adottare o ha adottato attraverso l'Assemblea parlamentare una risoluzione per rilanciare questa carta delle minoranze. Quindi c'è già stato un effetto secondario politico importante. E l'altro effetto è che il nostro stesso Parlamento ha ripreso in mano la ratifica di quella carta, quindi non del Minority Safe Pack, ma la ratifica di quella carta che è stata firmata dall'Italia nel 2000, ma che ancora dopo 20 anni non è stata ratificata. Il ministro Boccia, in un convegno del 2020, di febbraio 2020, diceva che negli anni questa ratifica è stata più volte sabotata. Quindi diciamo, il Minority Safe Pack, con questo procedimento che è iniziato nel 2013, incardinato dentro un procedimento dell'Unione Europea, che si è svolto con la raccolta di 1 milione di firme in 11 paesi, ha senz'altro sviluppato una dimensione importante. C'è il punto, che riguarda come ha risposto la Commissione. Che è il punto. E il punto è questo. La Commissione ha risposto il 15 gennaio 2021, quindi pochi giorni fa, e ha deciso, ha annunciato, ha dato notizia che non intende lanciare nuove iniziative legislative a favore delle minoranze linguistiche europee.
prodotto un documento articolato in cui ha elencato, rispetto alle nuove proposte del Minority Safe Pack, ha elencato cosa c'è già in cantiere e c'è effettivamente molto in cantiere. Sono risposte puntuali, che fanno riferimento a atti legislativi, fanno riferimento a finanziamenti, citano anche progetti finanziati dall'Unione Europea che riguardano le minoranze attraverso Erasmus+, piuttosto che Europa Creativa, piuttosto che fondi strutturali o Horizon. Dà anche indicazione questo documento di risposta della Commissione del fatto che il superamento del geoblocking è un fenomeno che riguarda anche le minoranze, perché l'accesso a una lingua di un altro paese membro attraverso i media costituisce una delle limitazioni appunto che venivano sollevate dall'iniziativa dei cittadini europei. E dice che ci sono altre cose in cantiere, perché il geoblocking riguarda ancora alcuni contenuti numerici che circolano sulle piattaforme. Per dire, dall'Italia non si possono vedere, per citare il caso francese, alcuni contenuti online delle televisioni francesi. E questo vale anche per le televisioni tedesche e per le popolazioni Quindi si chiede austriache. anche un'unica legge sul diritto d'autore, affinché, Esatto. diciamo, questi servizi possano essere eseguiti, a livello anche transfrontaliero, ecco. Sì, esatto. Quindi c'è questo procedimento. Quindi la Commissione europea dice: noi stiamo già facendo molto, abbiamo già fatto molto, e applicando pienamente la legislazione europea, senza farne quindi di nuova, si può fare ancora di più. Però questa risposta della Commissione, che dice non faceremo nuove iniziative, non nasconde abbastanza il fatto che alcuni Stati membri erano nettamente contrari a questo Minority Safe Pack, perché la risposta della Commissione è senz'altro stata influenzata dagli Stati membri. E tra questi Stati membri va citata la Romania. La Romania si è opposta apertamente al Minority Safe Pack perché ha un'estrema sensibilità riguardo alla minoranza ungherese, in Romania, che ricordiamolo, si tratta di 1,4 milioni di persone, una minoranza che a un certo punto si esprime anche politicamente, ha una presenza in Parlamento, ma è comunque uno degli argomenti sensibili all'interno del dibattito politico rumeno. E detto questo, ci sono altri paesi che sono rimasti magari in modo meno evidente, ma che guardano certo con preoccupazione un tema che, come giustamente è stato ricordato, è un tema problematico per l'Europa attraverso le due guerre mondiali e anche nel decennio che ha seguito la seconda guerra mondiale, e che diciamo è riemerso ancora con il caso catalano del 2018, con i referendum scozzesi sull'indipendenza e con Certo, punti sensibili dai Balcani sino al nord Irlanda. se ci pensiamo bene, le due guerre mondiali sono scoppiate proprio per questioni attinenti alle minoranze Certo. linguistiche. Certo, i Sudeti sono uno dei casi tipici, ma voglio dire che mentre la Romania si opponeva, l'Ungheria dava segnali di interesse rispetto al Minority Safe Pack, quindi tensioni anche tra gli Stati possono essere generati da questi. Va anche detto che le policy e le misure che sono state adottate in tutti questi anni hanno contribuito a fare delle minoranze, e lo dico anche per la Valle d'Aosta, ma anche per molti casi italiani, a fare delle minoranze un valore. Nel senso che questo argomento delle misure per le minoranze come fattore di stabilità è diventato anche un elemento di crescita, perché questo argomento, questo slogan della ricchezza delle diversità riguarda anche queste piccole caratteristiche, perché hanno finito per essere interessanti dal punto di vista culturale. La funzione culturale delle minoranze è importante, riguarda le minoranze, sono 50 milioni di persone nell'Unione Europea, quindi un buon 10% della popolazione. Ed è stata capace di muovere delle cose, di fare produzioni artistiche piuttosto che artigianali, piuttosto anche che industriali, nel senso che c'è una vitalità anche nelle minoranze che è anche economica. Quindi, dall'altra parte, però, non c'è quindi solo un lato negativo da assorbire, ma anche da valorizzare. E questo l'Unione Europea ci è riuscita, in qualche modo ci è riuscita molto bene. Voglio dire, lo stesso caso degli accordi, che poi era più internazionale che europeo, però l'Unione Europea ha giocato un ruolo fondamentale sull'Irlanda del Nord, che ha prodotto per la zona dell'Irlanda del Nord e dell'Irlanda vicina condizioni di crescita economica dopo gli accordi del Venerdì Santo. Quindi ci sono fatti che vanno considerati in modo positivo.
Però la Commissione ha risposto di no. La Commissione ha risposto di no, ma senza ridurre il peso politico che ha avuto questa iniziativa. Perché comunque tra il 2020 e adesso se ne è parlato molto. Il dibattito al Parlamento europeo è stato un dibattito importante e il Parlamento europeo a stragrande maggioranza ha votato a favore, a differenza della Commissione, a favore del Minority Safe Pack. Quindi un appoggio politico delle principali forze politiche europee. Sì. Senta, le volevo chiedere questo. Quanto ritiene abbia un po', diciamo, reso difficile i rapporti questa iniziativa col fatto che ci sia stato un deciso appoggio da parte del Parlamento basco? Noi ricordiamo qual è stato l'atteggiamento da parte delle istituzioni europee quando ci fu, diciamo, quel tentativo un paio d'anni fa a Barcellona. E insomma abbiamo visto che le istituzioni europee si sono trovate un po' spiazzate di fronte a questa cosa qui. Allora, c'è stato da parte dell'Unione Europea, in particolare della Commissione Europea, il timore, diciamo, di infilarsi in un vicolo cieco? Mi sembra che, diciamo, anche le istituzioni europee non abbiano un cuor di leone in certe circostanze. Diciamo pure che è esattamente questo che è successo. L'Unione Europea, la Commissione Europea, anche attraverso la posizione degli Stati membri, considerano questo tema come delicato e da tenere all'interno delle competenze degli Stati membri. Lo osservano, ma la stessa posizione tedesca della Germania è riguardo a una certa preoccupazione per la stabilità europea. Vogliamo anche dire che... Però, scusi, il Bundestag l'ha appoggiata questa iniziativa. Dunque, dobbiamo anche considerare che c'è da una parte l'interesse a valorizzare l'iniziativa, perché obiettivamente l'Unione Europea ha sostenuto dei progetti e delle iniziative che riguardano le minoranze. Vogliamo anche dire che c'è nel mainstream europeo proprio un'iniziativa a favore delle minoranze. Voglio ricordare che tra i promotori di questa iniziativa, per esempio, quella del Minority Safe Pack, c'è anche Valentin Inzo, che è un diplomatico austriaco, che è l'alto rappresentante per la Bosnia e Erzegovina, diciamo una figura all'interno del sistema europeo, ed era persona, quindi diciamo che c'è un sostegno a queste iniziative. Il problema è, dall'altra parte, non portare il tema a indebolimenti sia degli Stati membri sia dell'Unione Europea, perché ci sono anche dei soggetti esterni che sono interessati a questo fattore delle minoranze come elemento di frattura e non di composizione e di valorizzazione, tra cui diciamo anche la disinformazione e anche una certa campagna pro-russa che è avvenuta ai tempi appunto anche del caso catalano come elemento di indebolimento dell'Unione Europea. Quindi non c'è un bianco e un nero su questo tema, ci sono delle posizioni sfumate, c'è un mainstream, una posizione generale a favore delle misure per le minoranze, la consapevolezza che costituiscono anche un valore e non solo un problema, ma d'altra parte non si vuole tirare poi troppo la corda per arrivare a casi come quello catalano, che ha costituito effettivamente un problema europeo serio e difficile risoluzione, con difficoltà anche da parte degli stati ad affrontarlo. Il comportamento dello Stato spagnolo, che anche in questo caso in modo non aperto, ma certo non valorizzava questa iniziativa, lo ha dimostrato, insomma. Abbiamo avuto dei politici che sono in esilio, altri imprigionati, c'è un problema di stabilità anche interna di uno Stato dell'Unione Europea. Certo. Allora, ricapitolando, possiamo dire che la Commissione Europea ha accettato alcune proposte, però su altre, come per esempio per la direttiva o un regolamento, una decisione del Consiglio Europeo dare maggiori garanzie o promuovere misure efficaci contro la discriminazione, si è fermata perché in qualche modo ha avuto paura. Si può dire questo politicamente? Sì, si può dire politicamente, ma dal punto di vista, diciamo, dei fatti, la Commissione Europea dice che non farà nuove iniziative come richiesto del Minority Safe Pack, perché fa già molto e ha già molti strumenti in corso. Vogliamo sottolineare questo fatto perché c'è, come dire, un sostegno politico del Parlamento Europeo, se vogliamo vederla dal punto di vista politico. C'è un sostegno politico alle minoranze, ma non si faranno nuove misure perché si usano le cose che già si fanno e se ne faranno altre in futuro. Quindi diciamo che l'averla portata a questo livello è stata una vittoria politica.
All'interno del gruppo promotore ci sono figure di livello. Noi abbiamo per l'Italia, insomma, i due presidenti della provincia di Bolzano, Luis Durwalder e l'attuale Arno Kompatscher, ma la presenza della minoranza ladina della provincia di Trento. Nel gruppo promotore c'era l'ex presidente del Parlamento della comunità germanofona del Belgio, che è stato presidente del Comitato delle Regioni tra il 2017 e il 2019. Karl-Heinz Lamberts, il diciamo capodelegazione del Parlamento europeo, quando c'è stata l'audizione del Parlamento europeo, è una delle figure storiche della minoranza danese in Germania, che ha seguito per tanti anni la cooperazione tra Danimarca e Germania, appunto sulla gestione delle minoranze, quella tedesca in Danimarca. Vabbè, diciamo che c'era un bel pezzo di Europa nella composizione. Vogliamo anche citare questi casi. Angelika Mlinar era anche presente all'audizione ed è uno dei casi di partecipazione politica binazionale. È stata, voglio ricordarlo, tra dicembre 2019 e marzo 2020, ministra della coesione del governo sloveno, ma era stata membro del Parlamento austriaco tra il 2013 e il 2014. E poi deputata europea successivamente. Comunque è stata sia in Slovenia sia in Austria, no? Nella sua vita politica. E voglio ricordare che anche De Gasperi, no? Ha avuto questa esperienza nel Parlamento austriaco e poi nella vita politica italiana. Quindi ci sono cose europee importanti in questa vicenda. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità. Naturalmente, poi se ci saranno delle novità oppure se la Commissione europea, oltre a fare quello che dice di aver fatto, vorrà fare qualche cosa di più e meglio, naturalmente noi ci risentiremo e ne parleremo. E quindi la ringrazio, ringrazio Enrico Marzial per aver parlato con noi del Minority Safe Pact, che è un punto molto importante per lo sviluppo anche politico dell'Unione Europea, perché se diciamo di voler fare l'Unione Europea politica, dobbiamo anche guardare questi punti che sono dei punti fondamentali se consideriamo i precedenti storici di queste vicende. La ringrazio. Grazie, grazie.